terza edizione di Auto Classiche qua a Santa Croce sull'Arno. Siamo con l'organizzatore Filippo Francioni. Una grande partecipazione, soprattutto grandi modelli di macchine. Sì, quest'anno siamo riusciti a portare qui nella piazza di Santa Croce delle macchine direi importanti, una grande soddisfazione. È la terza edizione, faremo un bel giro toccando i punti più belli della Toscana e speriamo insomma che vada tutto bene e ci assista soprattutto il tempo. Quanti sono i partecipanti? Che auto possiamo nominare? Allora, siamo una trentina di partecipanti e abbiamo qui un Jaguar Escape 120, Testa Rossa, diversi Alfa Romeo, GT, Austin Healey, insomma macchine che hanno fatto la storia dell'automobilismo in genere e soprattutto tante macchine italiane che ben ci rappresentano. Una o due giorni appunto nei grandi borghi della Toscana e poi questa tappa alla Bagnaia. Sì, l'arrivo a Bagnaia, abbiamo previsto un pranzo nella bellissima cornice di Massa Marittima, Piazza Garibaldi, quindi un paese meraviglioso. Dopo faremo un trasferimento molto guidato nell'entroterra senese fino all'arrivo al Golf Hotel, dove stasera pernotteremo e faremo la cena di gala. E termina qui a Santa Croce la terza edizione con le premiazioni al Museo del Cuoio. Sì, il Museo del Cuoio, quindi, che rappresenta la nostra storia, il nostro saper fare di Santa Croce. Tra l'altro avremo anche due esemplari di Urbanina, prima auto elettrica italiana, una delle prime in assoluto nel mondo, che rappresenta bene l'idea del fare e dell'innovazione che Santa Croce ha da sempre e che continua ad avere. Sì, volevo poi ringraziare principalmente i nostri sponsor, che sono la banca Ifigest e la GMG Mercedes, che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e che spero proseguino e ci aiutino anche in futuro. Questa terza edizione del Santa Croce Auto Classic, vi ringraziamo per la vostra presenza, però gli onori di casa li faccio fare a Filippo Francioni, che ci presenta anche gli sponsor e poi chiaramente abbiamo l'amministrazione. Poi io vi farò due parole sul percorso. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti a questa terza edizione Santa Croce Auto Classic. Abbiamo, come vedete, insomma, organizzato una bella piazza con delle bellissime macchine e per me è anche soddisfazione vedere il paese così pieno, con tanta gente che diciamo, è venuta a vedere questo evento. Faremo un bel giro, toccheremo dei punti bellissimi della Toscana, tra cui l'Arderello, Massa Marittima, con una puntata nel senese, dove arriveremo stasera a Bagnaia per il prenotamento. Il giorno dopo poi partiremo, toccheremo Monteriggioni, Castellina e Chianti, fino a San Gimignano, poi Montaione e un arrivo qui. Quindi sono 320 km, ci saranno dei controlli al timbro segreti che dovete trovare nel roadbook, quindi attenzione ai navigatori per il percorso, e spero insomma che vada tutto bene. Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale che ci ha supportato in maniera importante e ai nostri sponsor, che sono la banca Ifigest e la GMG Mercedes. Vorrei intervenire uno degli sponsor, perché è una grossa mano, no, viene data la Ifigest. Buongiorno a tutti, fa piacere contribuire a questa bella iniziativa, la terza edizione, per cui speriamo di poter proseguire anche nei prossimi anni con questa bella iniziativa. Speriamo per tempo ci aiuti, trasparenza. Grazie a tutti di essere qua. La persona ufficiale, il sindaco che ci ospita la terza volta, quindi vi siete trovati bene, noi ci siamo trovati bene, è bello vedere queste belle macchine, però c'è quest'anno una novità che la vedremo domani al museo, che è una cosa importantissima. Buongiorno a tutti, benvenuti in piazza Matteotti, in questa nuova piazza per Santa Croce sull'Arno. Anch'io, come Filippo, sono molto contenta di vederla così piena di queste bellissime macchine, ma anche di tante persone. Questo è il terzo anno, noi abbiamo partecipato e sostenuto molto volentieri questa iniziativa che a nostro avviso dà lustro e valore a Santa Croce sull'Arno e ai santacrocesi. Quindi sono molto contenta di essere qui, sono anche molto dispiaciuta di non poter fare per la terza volta il giro insieme a voi, ma capirete il momento particolare in cui mi trovo, quindi spero nel prossimo anno, Filippo, la dovremo assolutamente riorganizzare. Dicevo che questa è un'iniziativa che dà lustro e valore a Santa Croce, perché c'è una partenza da Piazza Matteotti e perché c'è un arrivo al Museo della Conceria. Ecco, credo che questi due luoghi siano luoghi identitari di Santa Croce, su Fossi,
e il Museo della Conceria, che rappresenta il mondo conciario, il mondo della nostra produzione, il nostro lavoro. Domani ci sarà una sorpresa per voi al museo, perché è stata portata lì l'urbanina. E anche la coincidenza di parlare dell'urbanina, la prima macchina elettrica, mentre si festeggia Leonardo da Vinci, credo che sia una cosa molto bella, perché anche noi abbiamo avuto un genio, il genio che ha realizzato l'urbanina e che tutti voi domani potrete vedere. Quindi sarà una bella sorpresa, vero, poterla ammirare. Oltretutto io da tanto tempo mi sono resa disponibile anche ad ospitarla in comune, perché credo che il compito di un sindaco sia appunto valorizzare le eccellenze. Noi lo facciamo valorizzando le nostre attività conciarie, valorizzando tutto quello che abbiamo, ecco, valorizzare anche l'inventiva di un nostro concittadino sarebbe molto bello. Quindi rinnovo l'invito al posizionamento dell'urbanina all'interno del comune, perché credo che sia davvero un valore aggiunto che noi dobbiamo saper vendere e spendere per valorizzare la nostra bella Santa Croce. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buon giro e ci vedremo domani a pranzo al Museo della Conceria. Grazie, grazie a tutti. E a Mauro che ha portato la mano. Ora un attimino volevo chiamare un'altra persona, che è il fiduciario regionale a C-Sport, il dottor Luca Rustici, che ci saluta e poi vi darò qualche indicazione tecnica veloce. Buongiorno a tutti, come vedete sul manifesto di questa manifestazione c'è il marchio AC Sport. Da quest'anno AC Sport prevede la presenza di un proprio delegato per garantire la regolarità della manifestazione. Io sono venuto più che volentieri, conosco personalmente, collaboro con Massimo Salvucci, fiduciario AC Sport di Pisa, io sono fiduciario della Toscana e di Firenze. È un piacere essere con voi, con queste belle macchine. Questa manifestazione è il primo anno che io vengo a vedere e da quello che ho visto finora è veramente interessante. Sono queste manifestazioni non agonistiche che danno veramente un senso alla passione dei toscani per l'automobilismo storico. L'automobilismo storico con il club AC storico di AC Italia è veramente nell'occhio della federazione, perché ricordiamo che non c'è futuro per chi non conosce il proprio passato. Quindi vi ringrazio dell'ospitalità, è un piacere essere qui e buon divertimento a tutti. Grazie anche a Luca. E ora due appunti, diciamo, quello che sarà la manifestazione. Ora faremo, giusto che sei di Santa Croce, per cui oggi c'è il mercato, quindi c'è da fare un po' di girigogoli per ritornare in via di pelle e andare verso questa strada che non sarà presa, chiaramente. Proseguirete ed arriverete a Montopoli, farete l'interno di Montopoli per poi scendere e andare verso Palaia, Castelfalfi, eccetera. Ci saranno chiaramente, mi sembra, diciamo, chiaro che dovete rispettare il codice della strada. Vi saranno due controlli al timbro nella giornata, nella mattinata, e saranno specificatamente a prima del Castagno, se voi siete in zona sapete a che croce dov'è, e successivamente a Ladderello, sulla strada per Ladderello, e poi a Massaro Intimo saremo ospitati nella piazza Garibaldi a Massaro Intimo, dove c'è anche il ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio ripartiremo per andare a Bagnaia, ci sarà un controllo a timbro lungo la strada a Monticiano. Domani stesso discorso, partenza dalla Bagnaia, ci sarà un omaggio del vino Rocca delle Mascie, dove ci sarà anche il controllo attivo, ci faremo una sosta e per poi passare da Castellina in Chianti e ritornare qui passando da Montaione, e quindi ritornare qui al Museo della Conceria.
Io mi raccomando, seguite il radar, eventualmente sul radar potete vedere, ci sono tre numeri di telefono, dovreste perdervi oppure dovete capire dove, non sapete più dove siete, chiamate, date la vostra posizione e noi vi daremo le indicazioni per poter proseguire in tranquillità, però dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice. Io vi ringrazio, se c'è qualche cosa comunicarci sempre con i numeri che avete anche nel pass, il pass vi servirà anche per oggi per il pranzo e per la cena. Vi auguro buon divertimento, alle 10 si parte. Diego Pasquale è il consulente vendita della GMG SPA Mercedes di Empoli, una grande azienda vicina a questa manifestazione. Beh sì, abbiamo creduto fin da subito in questo evento, è sicuramente una cosa che ci avvicina molto al mondo delle auto, ci piace molto anche condividere la parte storica, insomma, di quello che ci ha sempre legato col marchio a questi eventi, quindi siamo molto contenti, soddisfatti e ci fa molto piacere poter presenziare un evento organizzato da persone serie che fanno di questa cosa un modo per condividere passioni delle auto così come facciamo noi, insomma. Due parole su questo percorso, cosa vi sembra? Beh, percorso bellissimo, siamo in Toscana, abbiamo delle zone magnifiche, siamo sicuramente felici di poter mostrare le nostre realtà, le nostre capacità, insomma, per quelle che sono le zone, le campagne bellissime. Siamo molto contenti che le persone abbiano apprezzato quello che abbiamo fatto per loro e sicuramente, insomma, abbiamo ancora modo di condividere fino a domani questo evento. Massimo Salvucci, responsabile di questa terza edizione dell'Auto Classic di Santa Croce sull'Arno. Siamo qui in un bellissimo posto, in un bellissimo borgo, a Massa Marittima. Come è andato intanto questo raduno? Ma direi siamo molto soddisfatti perché abbiamo un bel parco macchine. Macchine veramente interessanti, il percorso si sta dimostrando bello, anche se ora è iniziato un po' a piovere, quindi ci ha un po' rovinato la festa, però siamo contenti perché i ragazzi, quelli giovani e meno giovani, sono veramente contenti di essere presenti, oltretutto con macchine ben strutturate e soprattutto molto importanti. Possiamo dire che oltre al discorso di vedere le bellezze della regione toscana ci sono anche questi happening conviviali. Certo, è il punto di forza perché la passione per le macchine e la passione anche alla buona cucina, che qui in Toscana fra l'altro siamo abbastanza bravi, ci porta a scoprire anche i sapori e i gusti dei nostri cuochi, e qui a Massa Marittima si sono comportati bene. E per organizzare tutto questo servono anche tantissimi volontari. Sì, c'è una squadra corsi città di Pisa che è quella che la struttura che organizza tutto questo. Siamo una quindicina di persone occupate per questi due giorni di questa manifestazione e anzi ringrazio i ragazzi che si sono dati da fare sia per la preparazione ma soprattutto in questi due giorni che è abbastanza un lavoro abbastanza intenso, però lo fanno con tanta passione e anche competenza. Amministrazione che ha supportato la manifestazione fin dalla sua prima edizione.